Stasera qui alle Muse l'esponente della quarta generazione della famiglia Raiola, una famiglia che ci fa pensare a quella che è la storia di materiali importanti come le pietre e il corallo. Due libri importantissimi lei, dottor Giuseppe, ha scritto attinenti a questi materiali, ha una bibliografia anche interessante perché lei coniuga l'artigianalità al sapere scientifico. Sì, in effetti stasera parleremo del corallo di Sciacca, che è il nostro dirimpettaio. Lei che è di Torre del Greco, voglio dire. Sì, è stata una cosa che ai amici di Sciacca non è che ha fatto molto molto piacere, che uno di Torre del Greco abbia fatto questa ricerca, cose che poi nessuno aveva portato mai avanti. Nessuno si era mai chiesto perché questo corallo, del quale ne sono state pensate, 14 milioni di tonnellate, cioè una cosa inimmaginabile, nessuno si era mai chiesto come era possibile che ci fosse sotto al mare così tanto corallo. La differenza tra il corallo di Torre del Greco e cioè quello che si lavora, o meglio, a Torre del Greco e il corallo di Sciacca. E sono, in effetti, il corallo di Sciacca ha subito una modifica proprio nella sua struttura. È una modifica dovuta al fatto che è un corallo che è cresciuto ed è morto in una delle zone vulcanicamente più attive che noi abbiamo nell'area mediterranea. Pensate che nell'area di Sciacca, nel canale di Sicilia, sono attivi qualcosa come una decina di vulcani sottomarini, e sono quelli che hanno determinato questo cambio, in effetti, di quella che è proprio la morfologia del corallo, che da carbonato di calcio è diventata praticamente una pietra. Come riconoscere il corallo in genere? Oggi si parla di pasta di corallo, quella è pasta di polvere di corallo, pasta di corallo. Io lo dico da un punto di vista profano, non da un punto di vista... Ahinoi, è un problema che riguarda un po' tutte le pietre, dai diamanti in giù, sono tutte quante passibili di imitazione, purtroppo. Bisogna fare una cosa importante, e questo è il consiglio che do sempre io. Intanto rivolgersi al gioielliere di fiducia, che è una cosa indispensabile, perché un gioielliere di fiducia non ti vende mai una cosa falsa al posto di una vera. E poi ci sta un altro elemento. Il corallo, essendo un elemento naturale, deve avere qualche piccola imperfezione. Se è perfetto, dubitate. Ma c'era un artista, ora non ricordo se appunto è Renoir o Degas, che dicevano che l'imperfezione crea la bellezza. Bravissimo, è proprio quello. Perché c'è una differenza, pensiamo a una donna, se fossero tutte quante perfette sarebbero tutte uguali, no? Quindi dobbiamo guardare a un elemento prezioso. A un elemento importante, che è quello di che sia naturale. Come tutti quanti noi, un qualche piccolo neo non fa male, a volte è più bello. Quindi non resta che immergerci in quella che sarà l'appuntamento di stasera con il dottore Giuseppe Raiola e sentire quali sono le preziosità di questo elemento che appartiene al nostro sud, potremmo dire, e che trova in Torre del Greco e quindi presso quello che è il grande laboratorio della famiglia Raiola, una utilizzazione che stasera sicuramente consumeremo con gli occhi. Grazie a lei. Grazie. Già assessore alle pari opportunità al Comune di Reggio Calabria, anche presidente della Commissione Pari Opportunità alla Regione Calabria, l'avvocato Giovanna Cusmano, che è una presenza femminile di grande rispetto perché naturalmente difende quelle quote rosa in cui lei crede e crede da anni. Stasera preziosi e preziosità, una presenza femminile, si parla anche di legalità stasera in un certo senso. Sì, si parla di giustizia, giustizia che è femminile, sostantivo femminile, giustizia secondo secondo i romani, è rappresentata da una dea, quindi cioè, la giustizia è proprio donna. Adesso daremo dei dati che dimostreranno quanto in questo preciso momento storico, sia con l'avvocatura che con la magistratura, in realtà la professione legale, quello che gira attorno al mondo della giustizia, si è vestito di rosa. Praticamente. Senta, com'è la situazione oggi nel mondo femminile in politica? Lei che lo ha vissuto, sappiamo, è inutile che chiediamo di altro, ma lei lo ha vissuto, quindi può essere una testimone. Queste quote rosa mancano.
Sì, diciamo che io trovo che la situazione sia ancora disastrosa nel nostro paese. Si è fatto molto, chiaramente adesso sappiamo che tutte le giunte comunali devono avere comunque una rappresentanza di genere nella misura del 40%, quindi mano a mano insomma, che le amministrazioni comunali tornano al voto, questo deve essere rispettato, però la presenza forte, abbiamo un Parlamento con un numero, diciamo, con una rappresentanza femminile, è vero, superiore rispetto agli anni, alle legislature precedenti, però il lavoro da fare, il divario di rappresentanza è ancora notevole, quindi è un paese che paga una mentalità, almeno in politica, ancora troppo maschilista, a mio avviso, è un paese che paga come dire, una mentalità che vede, che non vuole, non accetta l'idea di una presenza maggiore di donne in politica, questo va detto, e secondo me questa è la, come dire, anche la risposta di un paese dove ancora fatica su tanti aspetti, al testamento biologico, piuttosto alle unioni civili ci siamo arrivati con grandissimo ritardo rispetto ad altri paesi diciamo evoluti, quindi è un paese che non riesce, come dire, a legiferare su temi dove secondo me una componente femminile qualificata potrebbe, come dire, far sì che si arrivasse alle soluzioni anche con delle leggi in tempi più veloci. Preziosi e preziosità è l'appuntamento che questa sera alle Muse vuole parlare di un elemento prezioso e importante che è il corallo, ma il nostro gancio, la nostra occasione è data dalla presenza e perché no, dal ruolo fondamentale da una parte come famiglia storica che proviene da quel di Oppido e che naturalmente è una storia molto antica, se ne parlerà proprio stasera qui alle Muse, che è quella della famiglia Frisina, un centrografo importante d'eccellenza che dà la possibilità stasera di coniugare la visione e di conoscere un personaggio di grande veramente interesse che è il dottore Giuseppe Raiola. Caro dottore Remo Frisina, questo appuntamento, lei è anche presidente di Federpreziosi, non a caso direi, come nasce questa occasione e che cosa si vuole tra virgolette dimostrare? Questa occasione nasce dalla voglia di dare risalto a tutte le a tutti i gangli di questa filiera, di questo mondo della preziosità, dei gioielli, del settore orafo in generale, che comunque va conosciuto, perché il mio desiderio sarebbe che chi poi si approccia a questo settore andasse oltre la vetrina e il prodotto finito, cioè c'è tutta una storia dietro. In questo caso specifico avremo il piacere di avere il dottor Raiola, rappresentante della famiglia sua, che è comunque un pezzo di storia del settore italiano, mondiale di questo settore. Quindi sarà un'occasione bella, spero, comunque piacevole per me di far conoscere meglio una parte di questo mondo. Lei a quale generazione appartiene della famiglia Frisina come orafo? Io sono la terza generazione. E questo è un settore che in crescita è diventato un pubblico di nicchia, perché stasera in effetti parliamo, sappiamo bene la crisi, tutto quello che è, ma il settore di cui parleremo stasera è un settore che è riservato ad alcuni e non a tutti? È un settore che si sta allargando molto, perché comunque è un settore che per via delle dinamiche economiche di questi anni si sta un pochino abbassando di livello dal punto di vista economico di possibilità di acquisto, quindi è un settore che comunque si è adeguato a nuovi materiali, a nuove fasce di prezzo, quindi un settore molto democratico da questo punto di vista.